Partiamo dal tuo rientro importante. Il Benevento ti aspettava da tempo, perché sei insomma un po' uno degli acquisti più importanti del calciomercato estivo. Sei entrato, hai segnato. Come stai? Insomma, possiamo parlare del ritorno di Iago Falque? Sì, è vero che mi hanno aspettato tanto, no? È vero che sempre che sono entrato ho fatto bene, purtroppo molto poco, e oggi sono contento di questo gol, ovviamente non del risultato né niente, contento del rientro perché mentalmente era importante, poi il risultato è ovviamente un risultato difficile. Partita difficile da commentare. Sicuramente ci sono stati, no, degli errori individuali che gioco forza hanno compromesso il match, ma anche è vero che ad un certo punto il Benevento ha avuto molta fretta di volerla recuperare a tutti i costi questa partita, perdendo un po' quell'equilibrio che lo aveva contraddistinto nelle precedenti gare e prestando un po' troppo facilmente il fianco agli avversari. Sei d'accordo su questa chiave di lettura o c'è altro? Sì, secondo me più che altro è che si arrivi davanti alla porta 4-5 volte, 6 volte, non so adesso quante, e non fai gol, ovviamente anche gli altri te lo fanno, no? Poi è vero che il primo gol è stato un cross in mezzo così, quasi senza pericolo, e gli episodi non ci hanno aiutato, no? Però siamo stati bravi ad arrivare fino lì, perché secondo me abbiamo fatto fino lì una buona partita, creando tante occasioni che anche con loro non è facile crearle. Poi purtroppo lì dobbiamo fare gol, perché in Serie A è complicato, se no. Un po' troppo leggeri sotto porta, diciamo che è mancato sempre l'ultimo passaggio, un po' quello quindi. Sì, anche merito del portiere, no? Adesso se non sbaglio ha fatto una grandissima parata su Suedemai, no? Una grande parata, poi quella di Sau l'ha dato penso dietro nella schiena l'altro, un po' anche di sfiga, diciamo, no? Sì, vogliamo chiamarlo così. Studio. Iago, ben trovato, all'orizzonte c'è il Torino che conosci molto bene. Non si. Allora, bentornato anche da parte dello studio, ma soprattutto arrivi quando arriverà nel Sannio il Torino. Sì, e adesso venerdì abbiamo una partita contro una squadra che è in difficoltà, per una squadra di grandissima qualità che io conosco molto bene. Billy Nuzzolillo. Ciao Iago, il tuo ritorno è molto importante per questa squadra, soprattutto perché tu offri delle soluzioni diverse. Potresti giocare anche a sinistra, vista che mancherà Sau, che sarà squalificato, e che quindi potrai alternare con Caprari anche sulla fascia sinistra? Guarda, in passato alla Roma mi ricordo che l'ho fatto tanto, ho giocato anche tanto a sinistra e magari gioco più fuori, faccio più cross invece di entrare dentro, però sì, ho un ruolo che ho fatto in passato, e alla fine uno si deve adattare alle esigenze della squadra, ovviamente. Gennaro Iezzo. Ciao Iago, voglio domandare un po' quello che ho domandato a Caldirola, come ti sei sentito oggi dopo lo stop al tuo rientro, e quanta voglia ha di fare alzare il livello di questa squadra, perché sappiamo che con le tue giocate questa squadra potrebbe alzarsi di livello. Guarda, grazie, la verità è che tantissime, no? Perché già l'altra volta che sono rientrato avevo delle buone sensazioni, no? E poi quando mi sono rifatto male è veramente stato un colpo mentalmente duro, no? E vabbè, rientrare almeno così con questo gol mi aiuta tanto, ho tantissima voglia di dare una mano, perché più che altro per la fiducia, no? E la stima che mi hanno dimostrato qua dal primo giorno, e la pazienza anche, no? Perché ho giocato molto poco e ovviamente un giocatore comunque importante, hanno fatto un sforzo grande, e perderlo per così tanto tempo, ancora aspettarmi, è una cosa che non fanno tutti. Ecco Iago, i flash che abbiamo sono la traversa colpita a Reggio Emilia contro il Sassuolo, questo gol, il gol ti dà più fiducia? Sì, sempre che un attaccante fa gol prende più fiducia, no? Più che altro quando viene da un momento così complicato, no? Alla fine
infortuni sono molto complicati mentalmente e purtroppo è stato un periodo difficile per me, e comunque il gol ovviamente ti dà carica, ti dà allegria e ti dà voglia di riprenderti quello che per infortuni non sei riuscito a fare. Preziosa Sonia, a te. Sì, ultima da parte mia. Sau squalificato, Insigne infortunato, bisognerà capire cosa ha avuto Roberto per la sfida col Torino. Indipendentemente da quali saranno le scelte di mister Inzaghi, tu saresti pronto dal primo minuto in termini di condizione? Sì, vabbè, sono rientrato da una settimana, il mister su questo mi gestisce molto bene, anche l'altra volta mi stava gestendo molto bene, e quella piccola cosa che ho avuto non ci voleva, però comunque io e lui ci confrontiamo e faremo la scelta migliore, però ovviamente se si deve dare una mano ovviamente ci sono.